Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. A quanti di voi sono avanzati degli albumi nel frigo e non sapevate che cosa fare se no una frittata bianca? Ecco, oggi vi do tre ricette per preparare in casa tre dolci molto molto gustosi e facili da realizzare con degli albumi. La prima ricetta che vi do sono questi dolcetti al cocco con tre semplici ingredienti. Vi servirà della farina di cocco, dello zucchero semolato, che andremo poi a mescolare per amalgamare le due polveri insieme, e vi servirà 90 g di albume. Con le mani create delle palline e infornatele a 200 gradi in forno ventilato per circa 10 minuti, fin quando si dorano semplicemente sopra. Lasciateli raffreddare completamente prima di mangiarli. Sono davvero buonissimi, uno tira l'altro. La seconda ricetta invece si tratta di pancakes all'avena e albumi. Occorrono 100 g di albumi, ci mettiamo un pizzico di sale e li montiamo leggermente, non a neve ferma, leggermente. 30 g di miele che potete sostituire con lo sciroppo d'agave se preferite e poi ci andiamo ad inserire la farina d'avena. Potete anche utilizzare la farina normale, però questa è più gustosa. Io ci metto 5 cucchiai e poi mi regolo in base alla consistenza. Ci metto un pizzico di lievito e un po' di acqua per rendere tutto un po' più morbido. E li cucinate come i soliti pancakes, quindi una pentola antiaderente. Quando avranno creato delle bollicine le andate a girare e i vostri pancakes agli albumi sono pronti. Io li farcisco con un po' di sciroppo alla vaniglia. Un po', oddio, un bel po'. Terza ed ultima ricetta, i baci di meringa, che somigliano un pochino ai macaron, ma siamo ben lontani, sono molto più semplici da realizzare. 120 g di albume e 360 g di zucchero a velo. Iniziamo a montare l'albume e a poco inseriamo lo zucchero a velo in 3 step. E adesso dovete montare per circa 10 minuti, fin quando la meringa risulterà bella compatta e lucida. Prendiamo una teglia con carta forno e iniziamo a fare dei dischetti di circa 3 cm e inforniamo a circa 120 gradi per 10 minuti. Dopodiché, passati 10 minuti, abbassiamo la temperatura a 100 gradi e continuiamo a farli cuocere per circa 35 minuti. Queste erano tre ricette che ho voluto proporvi oggi. Spero che questo video vi sia stato utile e che vi sia piaciuto. Quindi mi raccomando, lasciate un like se è così e ricordatevi di iscrivervi al mio Instagram. E se non siete ancora iscritti qui su YouTube, ricordatevi anche di iscrivervi qui. Io vi saluto, vi mando un grosso bacio e alla prossima. Ciao!